In questo tutorial andiamo avanti e ti faccio vedere come ho realizzato la pagina contatti. Dopo aver visto la pagina portfolio che può servirti per mostrare i tuoi lavori, in questo tutorial ti mostro come ho usato i moduli di contatto e altre funzionalità di Enfold. La pagina contatti, come vedi, è caratterizzata da questa mappa di Google, a cui ho applicato anche un effetto di colore celeste. Subito sotto poi abbiamo due colonne. Nella prima vi è un blocco di testo seguito da una lista di icone, che eventualmente ci può servire per inserire l'indirizzo, il numero di telefono e la nostra email. Qui a fianco invece abbiamo un modulo di contatto che tra l'altro l'abbiamo visto anche durante la costruzione della home page. In questo modulo però, oltre ad inserire il nome, l'email e l'oggetto, ho anche inserito un elemento data. E in più un menu a tendina con tre opzioni. Poi qui sotto ho anche inserito una casella di controllo che ci può servire per il trattamento dei dati personali. Ora, per farti vedere quello che ho fatto, entro nel pannello di controllo, vado su Pagine ed entro nella pagina Contatti. Questa pagina è molto semplice. Prima di tutto, nel box layout ho deciso di disattivare la sidebar. Poi, per costruire la pagina, ho utilizzato la mappa di Google, che puoi trovare tra gli elementi media del Page Builder. Cliccando poi la mappa di Google, da questo campo possiamo inserire l'indirizzo, la città e la nazione. In questo box possiamo anche scrivere un marcatore. Infatti, se ora ritorno sul sito e clicco in marcatore, mi esce questo testo che ho scritto in questo box. Da questo pannello di controllo possiamo anche definire un'altezza in pixel della mappa, che io ho impostato a 400 pixel. Poi possiamo scegliere un livello di zoom, in questo caso è 16, e un colore di riempimento, che io ho voluto fare di colore blu. Proseguendo, ho inserito una sezione di colore con all'interno due colonne. Nella prima vi è un blocco di testo e subito sotto una lista di icone. Questa lista icona, come ti dicevo prima, ci può eventualmente servire per inserire il nostro indirizzo, il nostro numero di telefono e la nostra email. Qui sulla destra invece vi è un modulo di contatto. In questo modulo, come vedi, vi è il campo nome, il campo email, il campo oggetto, poi una scritta scegli la data e due campi sulla stessa riga in cui possiamo scegliere una data. Poi vi è un menu a tendina con tre opzioni e una casella di controllo sulla privacy. Infine, a questo modulo ho anche applicato un filtro anti-spam. Per realizzarlo è molto semplice, infatti qui sulla sinistra ti trovi tutti gli elementi che compongono l'intero modulo. Infatti possiamo vedere il nome, l'email, l'oggetto, poi vi è la scritta scegli la data, che è stata impostata come HTML personalizzato, aggiungere una descrizione, e poi in questo box ho scritto scegli la data. Poi subito dopo abbiamo la data e infatti qui puoi vedere che è un selettore date e che ha una larghezza di un mezzo. Stessa cosa ho fatto anche per l'elemento successivo che ho impostato come selettore date con una larghezza di un mezzo. Poi il menu a tendina è stato definito attraverso questo elemento in cui ho selezionato Seleziona elemento. E in questo campo ho aggiunto tre opzioni. Poi abbiamo l'elemento messaggio, che è un'area di testo, e infine la casella di controllo sulla privacy, che è stata impostata come casella di spunta. Poi per mostrare il filtro anti-spam sono andato qui e ho deciso di mostrare il CAPTCHA. Da questo pannello di controllo chiaramente puoi personalizzare altre voci, come l'indirizzo email a cui inviare il modulo, il titolo del modulo, puoi personalizzare il testo del pulsante, puoi decidere cosa dovrebbe accadere una volta che il modulo viene inviato, quindi decidere se visualizzare un breve messaggio sulla stessa pagina oppure reindirizzare l'utente su un'altra pagina. Puoi personalizzare l'etichetta del messaggio inviato, in questo caso c'è scritto il tuo messaggio è stato inviato, poi l'oggetto dell'email che ti arriverà, e
E poi eventualmente puoi anche inserire un testo di autorisposta che sarà inviato all'indirizzo email dell'utente una volta che ha inviato il modulo. In questo video quindi abbiamo visto altre piccole funzionalità del Page Builder Avia. Nel prossimo video passeremo invece a vedere come realizzare un mega menu. Infatti, se ora mi posiziono sulla voce portfolio, posso vedere che i menu possono essere organizzati anche in questo modo, ovvero attraverso l'utilizzo dei cosiddetti mega menu. Se hai qualche dubbio, non esitare a scriverci nei commenti qui sotto. Se vuoi rimanere aggiornato dei prossimi video, iscriviti al canale. Se invece ti occorrono consigli mirati sul tuo sito fatto con WordPress, visita il nostro sito imparare.it.